ringraziamo Vincenzo Sanzopadre, anche a Matteo Berrettini. Vediamo innanzitutto come sta Matteo e come sta preparando per il Roland Garros. Matteo sta bene, ovviamente ha fatto un bel tour de force, per cui adesso ha bisogno di rigenerarsi, per cui prima si rigenera e si ferma qualche giorno, visto che è tanto che fatica, che tira avanti, come si suol dire, la carretta, non solo nei tornei ma anche in tutto quello che ha dovuto fare, nel lavoro che ha dovuto svolgere per recuperare dall'infortunio. E dopodiché penso che a breve andremo a Parigi, salta il torneo di Lione dove era iscritto, per preparare al meglio Parigi. Ok, e l'ultima domanda, gli obiettivi per questa stagione? Cioè, essendo le finals in Italia, credo che sia un sogno, dopo essere arrivata a Londra, anche di entrare alle finals. Sì, diciamo che la prima volta è stata un po' di più un sogno, nel senso che come è avvenuta, credo che lui adesso sia consapevole che è un qualcosa che ci può tranquillamente stare, ma il tranquillamente ovviamente è sempre una cosa eccezionale, questo è bene insomma specificato, perché arrivare tra i primi 8 giocatori del mondo, insomma, credo che sia qualcosa di davvero unico. Matteo l'ha fatto una volta, l'anno scorso alla fine è arrivato 9º, anzi 10º, poi mancava Federer che è stata riserva, però insomma io credo che quello che sia la cosa più importante è continuare su questo percorso, che perché poi alla fine quello che andiamo a vedere un po' il numero è solo la conseguenza di quello che lui ha fatto e che fa quotidianamente. Certo, sarebbe una grandissima cosa andare a Torino e credo che, anzi sono sicuro che Matteo ci tiene tantissimo e quindi metterà anche quell'1% in più per raggiungere questo traguardo. Ok, grazie mille. Grazie.